ragazzo senza braccia e gambe si tuffa, poi affonda e non risale. Quando viene tirato su, gli altri gli chiedono che intenzione avesse. Taci, risponde. 10 anni a imparare a nuotare con le orecchie e mi ha messo le cuffie. Frequento le palestre da quando avevo 4 anni. Prima la motricità, poi la ritmica e infine il trampolino elastico. Lo sport mi ha aiutato a dare valore al tempo. Quando avevo allenamento, facevo prima i compiti. I giorni in cui ero libera, arrivavo a sera senza averli fatti. Lo sport è disciplina, dentro e fuori la palestra. Il 4 gennaio 2010, dopo l'incidente sul trampolino elastico, è cambiata la mia vita. Avevo 16 anni. Al centro di riabilitazione mi hanno insegnato a riprendere in mano la mia quotidianità, vestirmi, scendere dal letto, salire sulla macchina. Mi mancava lo sport, la costanza, la fatica, il mettermi alla prova e soprattutto l'adrenalina della gara. Facevo riabilitazione in acqua, lì mi sentivo libera. E lì ho capito che il nuoto sarebbe stato il mio sport. Nel 2011 ho vinto i campionati italiani, nel 2012 sono stata convocata in nazionale per gli europei giovanili e nel 2013 ho fatto il mio primo mondiale. Oggi il mio obiettivo è Parigi. Ma c'è Giulia Ghiretti che sta effettuando un sorpasso pazzesco, una magia, un numero da circo, chiamatelo come volete, l'Italia va a medaglia, vince la Hills e poi c'è l'argento per una Giulia Ghiretti enorme, pazzesco. È importante il fatto che io l'abbia presa bene. Forse è proprio perché avevo 16 anni che ho capito che ogni muro è una porta. Lo sport per me è agonismo. Solo nelle gare vivi certe sensazioni. Danno senso alle cose perché ti spingono al limite. Dai tutto quello che hai. Raccogli i risultati del tuo lavoro e del tuo team. La prima vera gara non è mai contro altri, è sempre contro se stessi. A Rio 2016 non sapevo cosa aspettarmi. Senti i brividi, non ho mai avuto così tanta voglia di fare la mia gara. Sono laureata in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. Per uno sportivo il futuro è il presente, per me invece è quello che verrà dopo. Per questo la gestione economica e l'attenzione al denaro è importante. Seguo il consiglio di esperti e i pareri della mia famiglia. Non tutto quello che entra deve poi uscire. Fin da piccola ho sempre messo via. Non nuoto per i soldi, l'avrete capito, e non nuoto neanche nell'oro. Però ho fatto i miei investimenti, perché il mio patrimonio, che è frutto del mio lavoro e della mia fatica, va accudito e fatto crescere. Chi non pensa al futuro non ne avrà uno. E mi raccomando, non permettete a nessuno di mettervi le cuffie sopra le orecchie.